Steph, ma dove mi hai portato? Dove siamo? Bene, siamo su un nuovo gioco bellissimo dove qualunque cosa pensi esiste. Non ci credo. Giuro. Non ci credo. Giuro, no, secondo me è impossibile. Prova ad elencarmi delle cose che vorresti fare e vediamo se ci la sono. La guerra. La guerra. Fede, siamo in una mappa dove c'è un castello da ma assediare. Ma non è detto che puoi fare la guerra, però si può fare. Fidati, con allora, tantissime armi diverse. Ti sfido con qualcosa di più difficile. Okay. Una bellissima gara. Guarda, Fede, esiste una mappa con un percorso con tantissimi veicoli diversi dove gareggiare. E quindi... il parkour, scommetto che quello non c'è. C'è sia il parkour con i veicoli sia il parkour a piedi, quindi mi dispiace ma c'è tutto. Come va? Io sono Ferenichi. E sono Steph, che sono Giacomo Wiley. E oggi siamo qui con questo nuovissimo e bellissimo gioco che uscirà domani su Steam ed è fantastico, Steph. Allora, quest'oggi giochiamo soltanto questa mappa. Praticamente come funziona? Uno sta nel castello super bello, gigante e possente. L'altro sta fuori vedo, e deve Steph. Assediare. Ti vedo, sì, da so, qui, anche ti io, anche io ti vedo, Fede, sei lì piccolina sopra la torre. Allora, nel frattempo quindi, che tu parli, io noi mi, cosa mi carico le catapulte. Faremo una sfida, uno contro l'altro, a chi assedia più in fretta il castello. Quindi prima assedio io e cronometriamo. Poi farà l'assedio Fede e cronometreremo quanto ci metterà anche lei. Fede, stai un po' calma con quella catapulta. Sì. Posso stare tranquillo? Non mi stai mirando con una catapulta, no, vero? No. Non stai caricando un colpo? No, stai. Per fortuna che non capisci. Però accidenti, non va, non gira più di così, capito? Quindi allora, tu sei troppo centrale, il problema allora, è tuo. Adesso le insegniamo una piccola lezione. Fuoco! Barili. Ora in pieno. Smetti. Guardatelo. Dove troppo in basso. Dove è arrivato? Ok. Però perfetto. Ti ho fatto del male, eh? Non ti proprio. Ho fatto del male, Fede. C'hai la tua torre è tutta bucata, te lo dico. Non è bucata. Hai la torre completamente bucata. Quindi adesso io bugiardo. So benissimo che se faccio questa potenza, guardate, la prendiamo in pieno. Ma stavo caricando la mia catapulta e mi hai ucciso. Mi hai ucciso, Steph. Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Che bello. Sono pronta, Steph. Ho deciso di scendere in battaglia. Guarda, una balestra. Non mi... Allora, no, mi stai aspetta. Sudando? Scusa, non avevo ricaricato, Steph. So che sto rovinando il momento, ma non avevo ricaricato. Ti ho colpito? No. Perché è molto difficile colpirti. Ti prendo aspetta, in pieno. Opla, colpita. Smettila, non è ti muovere. È il momento di avanzare. Lei è in difficoltà. Devo avanzare con la mia mazza. Avanza adesso, Steph. Avanza. Dai, ci sono altri barili da quella parte se vuoi, vai. Allora, mi è venuta un po' di paura, devo essere sincero. Però, teoricamente, Steph è pronto a qualsiasi evenienza. Come se... le frecce che ti stai prendendo in faccia, Steph. Aia, Fede, smettila. No, io ne approfitto di qualsiasi tuo momento di distrazione. Perché tu non hai avuto pietà. Cosa stai buttando? Granate. Cosa stai buttando? Smettila. Vieni. Smettila. Yes. Dove sta zitto? Steph. Dimmi, Fede. Ti ho visto. Smettila. Dove sei finito? Dove sei? Sento solo. Eccoti. Sento solo i suoni. Aiuto. Dai, ma non mi puoi distruggere. Pavimento. Ho creato distanza tra me e te. Mi lancio. Ti sparo. Aspetta. Dov'è? Aspetta. No. Vieni qua. No, non vengo. Combattimi no. Ad armi pare. Combattimi. No, Steph, aiuto. È impossibile. Ti ho colpita. Smettila di colpirmi in faccia. Vieni qua. Ti sto schivando. Vieni qua. Puoi usare le bombe. E io uso la dinamite, Steph. Vieni. Aiuto. Ti ho bucato a metà castello per... No, ma perché stai usando la dinamite? Ma smettila. Non mi interessa più del castello. Devi morire tu adesso. Smettila. Dove l'hai messa? È caduta sotto le scale. Emergency. Ah, l'uscita di emergenza. Che bella. No. Te l'ho messa dietro i piedi. Così impari. Finalmente è arrivato il momento che preferisco, Steph. Ti stai pungendo. Pazienza. Non mi interessa nulla. Allora, io ho già pensato a una mia tattica. Io sto cercando di sparare. Vuoi proprio morire, vero? Vuoi proprio morire? Ti piace? È una cosa che mi hai mostrato tu, Fede. Mi hai fatto vedere prima che hai sparato gli esplosivi ed è esploso tutto. Mm-hmm. Quindi io ho pensato alla stessa identica cosa. Ho pensato, adesso la frego, le faccio esplodere tutto ed è finita per lei.
Quindi devi essere abbastanza preoccupata. Sì. Non parli più? No, ho trovato un passaggio segreto e sto cercando di capire dove mi porta. Un passaggio segreto? Mi dovrebbe portare dentro il tuo castello. No, Ferri, non è possibile. Sì, sì, quindi sto facendo, capito, una specie di assalto dall'interno, Steph. Visto che tu hai provato a fronteggiarmi da subito, io provo a fare un assalto dall'interno. Non è giusto. Ho sentito un'esplosione, cos'è successo? Niente. Ferri? Dove sono? Ferri, ma sei arrivata? Te l'ho detto che c'era un passaggio segreto. Tu non l'hai visto perché non sei un abile combattente. Non sei un abile guerriero, Steph. Il problema è che non posso salire. Quindi mi tocca mettere un'altra bomba lì sopra per cercare di farmi tristemente un passaggio, Steph. No, non ci provare. Ti distruggo, guarda, dalle fondamenta. Te le metto sotto il castello le bombe. Ti distruggerò tutto. Prima finché non morirai, prendo, Steph. No, non mi prendi. Sono troppo abile e mi merito una vittoria dopo aver trovato questo bellissimo passaggio segreto che tu non avevi trovato. È bello, è molto, molto bello. Sì. Dove sei? Sì. Smetti di tirarmi le bombe, Steph. Allora, ho bisogno di un altro piano. Ho bisogno di un altro piano. Facciamo così. Ok. Lei non saprà mai dove vado. Lei non lo saprà mai. La cosa più triste è che ti stai impegnando tanto per una cosa che in realtà è inutile. Io mi faccio il parkour. Oh, questo è brutto. Allora, consolini, guardatemi, consolini, questa è una roba di quelle proprio cattive che nella vita non andrebbero mai fatte. Mi metti un barile sopra così mi fai una strada. Però io ho abbandonato il castello. Come hai abbandonato il castello? Sì, sono andato al passo successivo. Cosa vuol dire? Dove sei? Sono nel mio nuovo castello, Ferri. In realtà c'era un altro castello segreto in cui difendersi. Non è vero. Te lo giuro. Non è vero. Te lo giuro. Dai, ma devo uscire da qui in qualche modo, Steph. Fammi un passaggio. Fatemi capire. Ok. Ok. Ferri è fregata. Ti ho trovato, Steph. Ma dove? Mi vedi? No. Ah, e allora? Oddio, c'è un cinghiale, Steph. Aiuto. Lo so, perché io ti vedo, Ferri. Tu mi e vedi? Allora sei in questa zona. Mi vedi? Ma non è un castello questo, è una specie di muraglia. Ti sei nascosto nella muraglia? No, Ferri, continui a non vedermi, cara mia. Dove ti sei nascosto? Indietro, girati. Ah, ma dove sei finito? Non è un castello, è un faro quello. Sì, ma vedi che cosa qua? È un faro. Sì, aspetta, ti devo far vedere anch'io una cosa che ho. La vuoi vedere? Mm-hmm. Aspetta, sono delle granate. Le okay. vuoi vedere? Ok, sì. Magari te ne lancio una, vai, ok? Vai, lancia la granata. Ok. Ferri, ma io ho un cannone. Ma perché sono morta io? Perché io ho un cannone, guardami. No, smettila di usare i cannoni. Guarda il mio schermo. Dai, ma adesso sono tornata all'inizio. Ti guarda. Odio, Steph, no, ti odio. Cioè, io ero felice di aver trovato il passaggio segreto e di averti fregato e tu mi trovi quella cosa. Non già. Va bene, non va bene, Steph. Wow! Guarda, ti sto anche provocando. Ho acceso il mio faro. Che poi qua c'era un ponte per arrivare a questa fortezzina. E l'ho fatto esplodere. Infatti diceva, in caso di emergenza fallo esplodere. Con Ferri è sempre un'emergenza. Ok, ma quindi se nuoto? Se nuoti c'è puoi nuotare. C'è qualcosa di brutto in acqua? Non credo. Forse ci sono gli squali. Come gli squali? Sì, io so che in questo gioco ci sono gli aspetta, squali. Aspetta, fammi vedere. Mi affaccio, aspetta, fammi affacciare. Ok. Per ora vedo stelle marine e coralli. Ok, dovrebbe essere tranquillo. No, spunta uno squalo, vero? Non lo so, Ferri. Spunta uno squalo. Attenta però, ci sono credo delle mine, non ho idea. Vado, mi mangerà uno squalo, me lo sento. Ok. Me lo sento. È entrata? No, è impossibile entrare. Davvero? Ce l'ho fatta. Sai che ti faccio? Mm-hmm. Perché io sono cattiva e ti do fuoco. Cosa? Ti do fuoco. Cosa intendi per dare fuoco, Ferri? Lo vedrai, Steph. Ferri, cosa hai fatto? Ti ho fatto esplodere metà base. Non è pensavo no, esplodesse un po' di più, però. Ma cosa sono quegli spuntoni? Ah, i ricci? Mi prendono i ricci, Steph. Mi prendono i ricci. Non mi sparare le granate. Sto arrabbiando, ok? Perché i ricci sono insopportabili. Non mi interessa se mi spari, te le tiro di nuovo. Ma non fanno danno. Ma perché fanno schifo, Steph? Vado a farmi mangiare da uno squalo. Ho sfiorato un esplosivo. Addio. Ti stai arrendendo, quindi? No, non mi arrendo, ma tu sei troppo fastidioso. Come sempre, tu sei la persona più fastidiosa che io conosca. Ma lo sai che io do il meglio quando mi difendo. Ferri, mi hai sparato? Lo sai, ho un cannone. Perché sei un villano, per quello dai il meglio. Perché trovi solo i nascondigli e fai schifo. Mentre io invece ho provato ad affrontarti con onore. Cosa che tu non hai fatto, Steph. Cosa che tu non hai fatto.
Perché ti devi sempre nascondere e fai schifo. Ma ho trovato il cannone, l'avresti usato anche tu se l'avessi trovato. Ammettilo. No, io ti avrei poi combattuto. Mazza contro mazza fino all'ultimo sangue. Vuoi fare una mazza contro mazza? Sì, e poi ti butti a vedere se ci sono gli squali, ok? Ma mi sono buttato, mi sa che non c'erano. Sicuro? Se penso. Perché ho paura qui. Sicurissimo se non sono. Se ci sono i cinghiali è probabile che ci siano anche gli squali. No, sì, ma so che ci sono. Però magari non sono qui. Oh, c'è un pesce, me lo mangio. Ciao Fede, come stai? Scherzando? Stai scherzando? Beh, mi stavo annoiando, era troppo facile. Quindi ho deciso. Ma dove hai tirato fuori pescare. Un accidente di canna da pesca? Ma ti sto picchiando, perché a me non sta. No, mi sa che mentre pesco sono invulnerabile. Guarda tutti i pesci per terra che ho pescato, allora, sono bravo? Allora, visto che sei invulnerabile, ti lascio qui una bella bomba, Steph. A quelle non sei invulnerabile. Che quindi. Poi in realtà è stata una brutta idea, perché io adesso sono tornato nel castello, Fere. No, dai, davvero? Ma perché? Guarda il faro da lontano come è ridotto. Guarda il mio schermo un attimo. È rimasto acceso ma non ce n'è più. È bellissimo. Molto povero strano faro. Infatti. Però è stato utilissimo. Mi ha fatto vincere la battaglia contro Fere. Ragazzi, se ci siete su tutto, lasciateci un bel like. Se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.